Daniel, Tiger è qui con te. Il Daniel, ascoltami. Quando arriveremo in spiaggia io costruirò un castello di sabbia. Sì, anch'io. E sarà enorme. Non vedo l'ora di uscire a giocare. Oh no! Non è possibile, piove! Pronti per uscire? Caspita! Wow! C'è brutto tempo. Non possiamo uscire se piove così. E perché no? Con tutta quest'acqua vi inzupperete e prenderete freddo. In più la sabbia è tutta molliccia. Quindi non possiamo uscire per giocare in spiaggia? Questo mi fa veramente arrabbiare! Già, sono molto arrabbiato anch'io. Una rabbia reale! Anch'io, sapete? È normale essere arrabbiati. E adesso che cosa possiamo fare? Oh, sono così arrabbiato! Sai, Daniel, prima di tutto è importante calmarci, così possiamo capire meglio cosa fare. Quando sei arrabbiato e ti puoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, due, tre, quattro. E ora tocca a te. Ti va di farlo insieme a me? Dai, cantiamo. Quando sei arrabbiato e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, due, tre, quattro. Come vi sentite? Avevi ragione, mi sento più tranquillo, ma sono ancora arrabbiato. Ma ora che sei un po' più calmo, ti sarà più facile pensare al da farsi. Prova. Che cosa potremmo fare? È vero! Ora che siamo calmi, pensiamo a cosa possiamo fare. Avviciniamo le nostre teste per pensare meglio. E allora, Daniel, cosa credi che dovremmo fare? Vediamo, noi vogliamo giocare fuori in spiaggia, ma non possiamo uscire. Allora, perché non creiamo una spiaggia proprio qui dentro? Una spiaggia al coperto, sì, è un'ottima idea. Ci aiuti a fare la nostra spiaggia al coperto? Hai detto di sì! Grandioso! Vediamo un po' che cosa ci serve. Ecco qui, abbiamo i secchielli e anche due palette colorate. Sono perfette! A questo punto dobbiamo trovare subito un sole. Dai, andiamo nella mia cameretta. Giusto, buona idea! Vedi qualcosa qui dentro che può assomigliare a un sole? Dimmi quando riesci a trovarlo. Qua giù! Grazie, questo è il sole che ho fatto a scuola. L'ho creato usando un piattino di carta. Tanta vernice gialla, gialla, gialla! Abbiamo il nostro sole. Di cos'altro abbiamo bisogno per la nostra bella spiaggia al coperto? Pensa, pensa e ripensa. Forse ci servirebbero delle conchiglie. Sì, hai ragione. Se vedi delle conchiglie, me lo dici. Ecco le conchiglie! Sarà una vera spiaggia! Splendido! Pensi che ci possa servire dell'altro per la spiaggia? Sì, la sabbia! Andiamo! Ho un'idea, useremo un po' della sabbia che c'è fuori. Qui sotto il portico ne troveremo di asciutta. Facciamo una spiaggia qui! Sì! Facciamo una spiaggia qui! Sì! E ora completiamo la nostra spiaggia al coperto. Il sole lo mettiamo qui, d'accordo? Invece le conchiglie andranno qui e poi qui e anche qui. Guarda, ci sono anche due sedie a sdraio da mettere davanti al nostro mare. Mentre i nostri secchielli con le palette vanno proprio messi qui. Facciamo una spiaggia qui. Sì! E la cosa più importante, aggiungiamo un po' di sabbia alla